Bene amici, scusate, ma devo cominciare così? No, no, no! Oggi non c'è alcun pagamento delle pensioni di aprile. Nelle ultime ore una pioggia di commenti e di domande. Le pensioni, ragazzi, saranno pagate per tutti, per tutti, dal primo di aprile, ma. Oggi invece sì che è giornata di pagamenti, abbiamo anche tanti annunci e ufficialità eh, sia da IMSS che dal governo da qui e per i prossimi giorni, ma soprattutto sul finale una notizia sconvolgente dai migliori che tutti evidentemente aspettavamo. Ne parliamo dopo la sigla, io sono Mr. Lul, like, iscrizione, campanone, condivisione, abbonamentone e adesso sì, partiamo. Dunque è uscita la data ufficiale di disposizione per l'integrazione a segno temporaneo arretrati su RDC. È il 28 di marzo, lunedì, e l'abbiamo annunciato poi anche ieri sera in direttissima live. Poi oggi, nel primo pomeriggio, cavallo del pranzo, se non dovessero succedere cose strane partiranno ci saranno i flussi i primi flussi le ricariche sempre di rdc per chi abbia la data di disposizione ovviamente imposta 25 marzo nel caso nel frattempo siano partiti appunto questi eh, pagamenti vi metto in sovraimpressione lo screen qualche screen di pagamento flussi è eh? chi prima chi dopo invece nel momento sempre in cui sto registrando è eh, mattina abbastanza presto purtroppo non ho ancora visto uh, le lavorazioni per uh, tutti quei nuclei che attendono RDC dove siano presenti invalidi o in generale beneficiari di maggiorazioni sociali. Vi aggiorno qui sotto nel primo commento: questa è l'ennesima vergogna nazionale. In arrivo però, almeno a detta di IMS, eh, sono le maggiorazioni temporanee transitorie per chi percepisca l'assegno universale eh, su domanda. E parliamo di quei genitori ex percettori di ANF. L'istituto dice che dopo i primi pagamenti che ci sono già stati, no? eh, dell'assegno competenza marzo puro pulito, arriveranno anche tutte le maggiorazioni previste per le varie categorie, ex lavoratori, mamme singole, eccetera, eccetera. Ma in questa rassegna c'è anche Orlando, il ministro del lavoro Poltergeist, che ha firmato un nuovo decreto che finanzia, rifinanzia con una bella settantina di milioni i tanto cari centri per l'impiego. Questo sia per rafforzare le attività di politica attiva, sia probabilmente per la presa di appuntamenti mensili in presenza, eh, per verificare, sapete, eh, l'impegno dei beneficiari di sussidi RDC e non solo nella ricerca attiva di impiego. Un obbligo di presenza, verifica mensile, è introdotto dalla legge di bilancio che però è rimasto più sulla carta finora. Abbiamo anche una novità ufficiale in tema di pensioni, flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia, non solo nei comuni del sud e del centro colpiti da eventi sismici ma anche nei comuni del centro, centro Italia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Invece per i nostri pensionati solo mazzate, importi ridicoli e tassazione piena, ovvio. Chiudiamo con due chicche. Parte lo sconto contributivo dello 0,8% nel LUL, libro unico del lavoro, tradotto netto più alto di qualche centesimo, in busta paga per tutti quei lavoratori e dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro l'anno. Una vera rivoluzione, grazie Orlando per tutti questi centesimi. Chiudo però davvero. Con, con, con un botto, una notizia che veramente tutti stavamo aspettando: rullo di tamburi, ma, ma forse arriva un nuovo bonus. Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia chiedono a gran voce un nuovo bonus, un sostegno per i cittadini. Bonus: gomme e pneumatici fino a 200 euro, emendamenti a pioggia con l'obiettivo di alleviare gli effetti del caro benzina cazzarolina, speriamo che passino questi emendamenti, sarebbe una svolta epocale, altro che lottare per gli emendamenti, per lo stop a Italia agli invalidi. Le gomme ragazzi, le gomme, che amarezza. Detto questo, se la rassegna è stata utile o quantomeno interessante fatemelo sapere con un like, l'iscrizione, il campanone, l'abbonamentone, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, davvero di nuovo un saluto da mister Lull.